Ma allora io cosa vedo il mondo? Vedo un mondo che andrà avanti, avremo metà mondo, scusate, ma metà mondo è sotto i 25 anni. La vita media in Algeria, Marocco, è 18-19 anni. Metà mondo vuol dire 3 miliardi di persone sono sotto i 25. Noi a 25, se non hai 25 anni non puoi neanche votare per metà del Parlamento. La nostra vita media al 2025 avremo più settantenni che ventenni. La natalità è sotto zero, andiamo verso l'estinzione, se non entrano 200.000 persone a dare impulso all'economia, col lavoro, con le trattenute, con l'INPS, con questo sistema che ormai non c'è più, questo sistema imploderà, e imploderà in una maniera strana, perché questa gente che sarà depressa, che gira, che troverà o lavora in nero o delinque. E allora noi ci svendiamo attraverso dei banchieri il nostro welfare. Allora andiamo a vedere la criminalità che cos'è. Cos'è il crimine? Il crimine non c'è, il crimine esiste perché c'è una legge che determina che quello è un crimine, no? Di per sé non ha personalità il crimine, giusto? Allora, andiamo a vedere. Stati Uniti, 750 persone in galera ogni 100.000 abitanti. Quindi ci sono circa tra... libertà vigilata, condizionata, è tutto 6 milioni di persone, che sono 3 milioni in galera e gli altri 3 milioni in attesa di andarci. È la più alta percentuale di criminalità che esista al mondo, Stati Uniti. Attaccato c'è il Canada, stessa lingua, stessa, più o meno stessa cultura, e qui lì abbiamo non 750 ogni 100.000, andiamo a 130-120 per ogni 100.000, quindi 5-6 volte di meno. Hanno la stessa cultura, la stessa lingua, sono confinanti. Come mai? Spiegatemi come mai. Hanno leggi diverse. Eh? Hanno leggi diverse. Hanno leggi, non sono le leggi. Non sono le leggi. Vi ripeto, il crimine esiste, a prescindere. Quando c'è la legge c'è il crimine, se non c'è la legge non c'è il crimine. Non è quello. Hanno il welfare. Hanno il welfare, hanno l'educazione, hanno l'istruzione, hanno gli ammortizzatori che non sono ammortizzatori, hanno i redditi, hanno delle cose così. Allora se non pensiamo a questo, che la cultura, l'istruzione, insieme alla distribuzione, ridistribuzione del reddito, sarà il nostro futuro, noi non ce l'avremo un futuro, porca puttana. Allora,